Foto 2, vediamo questa che emozioni. Oh, che dolce questa. Cosa sono? Questo è una foto che penso che quando la si vede è un inno alla fiducia, perché potrebbe essere un po' un manifesto delle ACLI questo, perché sono un nonno che tiene in braccio un bambino, quindi le radici e le ali è un po' un nostro tormentone, cioè bisogna avere cura delle radici per poi guardare al futuro, guardare avanti. Questa foto è stata scattata alle nonniadi, noi Infatti abbiamo lì volevo creato arrivare, le nonniadi. nonniadi. L'Unione Sportiva ACLI di Roma, la FAP, la Federazione Anziani e Pensionati, il Parco Tutti Insieme e l'Associazione Cantanti, qui eravamo in questo posto bellissimo alla tenuta della Mistica e qui abbiamo fatto una festa all'insegna dell'intergenerazionalità e all'insegna anche dello sport come veicolo di inclusione attiva, però soprattutto dei nonni, perché a noi ci stanno tanto a cuore, come sai. E la FAP è la nostra, come dire, ammiraglia per curare gli anziani. Ci prendiamo cura degli anziani attivi che piuttosto si prendono cura loro di noi, perché Esatto, ci danno una insieme al mano contrario. e sono preziosissimi volontari. E ci prendiamo cura invece degli anziani fragili, con l'età. C'è un proverbio siciliano che dice chi campa vecchio si fa. Io sono siciliana, si sente, di origine. E vuole dire però che andando avanti l'età aumentano gli acciacchi. Aumentano i problemi, quindi ci sono le povertà, Anche le solitudini, gli no? anziani sono poveri oppure si impoveriscono, sai perché? Perché aiutano i nipoti, Beh, certo. aiutano i figli e che fanno? Rinunciano magari a farsi le visite mediche. E noi abbiamo fatto nell'Ottobrada un evento con le ACLI di Cecchina, ACLI Roma col cuore, per combattere la povertà sanitaria. Visite cardiologiche gratuite, grazie al dottor Lucchetti, un cardiologo. Ma questo è un filone su cui stiamo lavorando con Susan Komen, stiamo lavorando con Croce Rossa, perché c'è tanta povertà sanitaria. La gente per non pagare il ticket non si cura oppure non compra i medicinali. E ancora, hai detto bene tu prima, hai parlato di povertà di solitudine, le povertà di relazioni. E questi sono il terreno fertile dove spesso gli anziani diventano preda facile dei truffatori. Perché gli anziani soli sono la prima preda. E a questo abbiamo dedicato un altro appuntamento nella nostra Ottobrada. L'abbiamo dedicato al Centro Anziani Testaccio con il Municipio Primo Centro, la FAP, la Polizia di Stato. Abbiamo presentato la nostra seconda edizione del Vademecum Antitruffa. È una guida che diciamo che va bene per gli anziani, ma in realtà va bene per tutti, perché io pure ho preso qualche fregatura, Ma quindi pure io, devo serve a dire la verità, tutti. bisogna stare sempre attenti. E quindi con l'occasione di presentare questo Vademecum, noi aiutiamo questi anziani a renderli più accorti, facciamo questi corsi. Abbiamo formato 3.000 anziani a Roma, li diplomiamo in passaparola. In passaparola, perché ognuno deve raccontare agli altri tutte le truffe, perché siccome Questa è carina. la fantasia dei malintenzionati è infinita, però la sostanza qual E è? Che vedi? questa non è solo l'occasione per insegnare agli anziani come guardarsi dai truffatori, ma è l'occasione anche qui, e torniamo al filo rosso, per costruire questa rete, questa protezione amicale e fiduciaria, perché gli anziani, la malattia più grave per gli anziani non si cura con le medicine, perché l'hai detto prima tu bene, è la solitudine, ci vuole cuore e amore, ora ci vuole, ci sta bene questo.